Buongiorno e benvenuti, a breve comincerà la lezione d'azienda. Ancora un minuto di attesa. Grazie. Buongiorno e benvenuti a tutti. Aspettando che ancora altri studenti si collegano, comincio a dare il benvenuto agli studenti del Gadda Rosselli di Gallarate, dell'Istituto Tosi di Busto Arsizio, del Montale di Tradate, gli studenti del Dalla Chiesa di Sesto Calende, del Don Milani di Tradate, dell'Istituto Zappa di Saronno, dell'Istituto Keynes di Gazzada e dell'Istituto Stein di Gavirate. Collegati oggi ci saranno circa a 300 studenti a cui vanno i nostri ringraziamenti e anche ai professori per aver aderito a questa importante e interessante lezione d'azienda, nonché ovviamente opportunità formativa. Noi oggi ci sarà l'azienda SWK Utensilerie, eh, il cui marchio più noto probabilmente è USAG, un'azienda che nasce a Gemonio nel 1926 e che eh, tuttora eh, opera eh, ed è quindi attiva sullo stesso stabilimento, eh, sempre a Gemonio. Parliamo quindi con un'azienda leader nel settore dell'utensileria professionale. Oggi parliamo di finance, indicatori finance, quindi il lavoro del controller con Alessandro Milano, plant controller dello stabilimento appunto di Gemonio, collegata con noi anche Eleonora Fossa, HR manager di SWK uh, Utensilerie. Direi a questo punto, um, vi ricordo, scusate, che la lezione è registrata e che quindi potrete uh, rivederla anche in un secondo momento sul canale YouTube dell'Unione Industriali o sui canali dedicati del progetto di Generazione di Industria, quindi uh, il, la, pagina, la pagina di LinkedIn a Generazione di Industria e anche la pagina Facebook. Uh, ci sarà la possibilità durante uh, lo speech di Alessandro Milano di fare delle domande utilizzando il comando di NDR versione italiana lo trovate a parte che sono certa sapete utilizzare zoom meglio ormai di chiunque altro quindi di nr o um, answer in question uh, nella versione inglese è disattivata invece la chat le domande verranno poste um, al relatore al termine del suo intervento uh, adesso non rubo altro spazio vi ringrazio per la partecipazione e ringrazio l'azienda per l'importante opportunità formativa grazie Alessandro, a te la parola. Eccoci. condividiamo. la presentazione. Buongiorno a tutti. Eh, ringrazio Neva di questa opportunità. Eh, sono stato oggi chiamato qui a presentarvi quello che è il ruolo del controller in azienda e devo dire che alla vostra età avere un'infarinatura un di quello che potrete trovare in una realtà aziendale o anche solo iniziare a capire cosa significa lavorare in azienda è un'ottima un possibilità perché alla vostra età per, personalmente non ho avuto diciamo molte di queste occasioni e entrare nel mondo del lavoro o ancora prima accedere a degli studi di settore eh, è importante avendo delle nozioni di base eh, chi è il controller all'interno di un'azienda al mio primo colloquio per l'azienda per cui lavoro subito dopo l'università otto anni fa ormai eh, l'allora Direttore di stabilimento ha risposto, diciamo direttamente lui a questa, a questa domanda. In pratica, il controller eh, pensatelo come una figura all'interno di una cabina di pilotaggio. È in parole povere, il braccio destro di un direttore di stabilimento, di un amministratore delegato ed è una sorta di consigliere da un punto di vista dell'analisi dell economica, dell'andamento dell'azienda, gli indicatori finance. Determina o perlomeno riesce a vedere in anticipo quella che è la domanda di mercato, riesce a verificare, controllare quello che è l'andamento d'azienda e in base ai risultati che si ottengono cercare di aiutare a prendere delle decisioni aziendali. In generale, quando sentirete parlare di controller, un'altra un altro nome che può essere dato in alcune aziende magari di, di piccole dimensioni, è quella di responsabile amministrativo. Quindi eh, dire la parola controller, <coughs> eh, come dire, da un punto di vista della mansione può variare in funzione della, della dimensione dell'azienda algemonio, eh, in USAG siamo circa 100-120 persone, quindi in questo caso è un responsabile amministrativo che si occupa della gestione economica e finanziaria in azienda. Pensate all'azienda come una grossa famiglia, ci sono diversi uffici così come c'è la parte eh, produttiva. All'interno degli uffici come detto, c'è cioè un ufficio finanziario che include poi la contabilità, il controllo di gestione e altre diciamo, figure che si occupano di gestione aziendale, che fanno appunto un ruolo di braccio destro nei confronti del responsabile di stabilimento. Di cosa si occupa il controller? Come detto nella slide precedente, si occupa di gestione economica e finanziaria in azienda. Vi porto qui degli esempi di gestione economica. Se pensiamo alla catena del valore, eh, il tutto parte dall'analisi di mercato, quindi cosa ci chiedono i nostri clienti, perché funzione di quella che sarà la domanda di mercato sarà la tipologia di produzione e poi vedremo l'utilizzo di fattori produttivi, forza lavoro, materiali e così via, per ottenere dei risultati. Quindi, Analisi della domanda di mercato, il ruolo del controller è quello di identificare queste informazioni, quindi si ricevono delle informazioni all'interno di sistemi informativi, bisogna organizzare queste, queste informazioni per cercare di rappresentare quella che è la domanda in termini temporali e quantitativi, quindi in quale orizzonte temporale e secondo quali clienti di domanda di mercato, quali prodotti andrò a fare. Una volta che si determina poniamo in tre mesi quella che sarà la domanda ciò che dobbiamo produrre da un lato ci sono altre figure aziendali che si occupano dell'approvvigionamento dei materiali il controller con il direttore di stabilimento o il responsabile delle risorse umane eh, che si occupa appunto di gestire anche i rapporti con tutti i dipendenti troveranno eh, quella che è la giusta il giusto mix per avere un determinato numero di persone che si occuperanno di produrre determinati, determinati prodotti. Il controller in questo, dopo aver dato un'indicazione di quella che è la domanda di mercato, si occupa dell'analisi operativa. Quindi quando iniziamo a produrre, dopo aver deciso come e che cosa eh, si farà in un determinato arco temporale a livello di prodotti, verifica l'andamento dell'azienda. Quindi verifica se si sta producendo nella maniera corretta, nei tempi stabiliti. Se c'è efficienza, inefficienza a livello di, di produzione, se in base a quello che si voleva fare in azienda come prodotti, noi produciamo delle eh, chiavi meccaniche o elettroniche, quindi in base alla famiglia di prodotto determinare se si stanno facendo le cose nella maniera migliore. Si vanno a guardare indicatori di eh, produttività, che tra un attimo vi farò vedere, per poi arrivare a determinarne i risultati, quindi l'analisi operativa permette di verificare che cosa stiamo facendo, l'analisi dei risultati che arriva a posteriori determina, sulla base delle aspettative dell'azienda, se siamo stati bravi a farlo. Quindi il controller, anche in questo caso, che cosa fa? Se delle persone sono in produzione, lavorano, si ha qualcosa di fisico, quindi si riesce a vedere i prodotti che fanno, ma non si hanno dei numeri, non si hanno delle analisi pronte. Il controller recupera tutte queste informazioni. Eh, e numericamente, mettiamola così, quantitativamente, riesce a determinare la bontà dei risultati. Riesce a determinare se la produzione, eh, l'analisi dei costi, dei ricavi, sta andando nella giusta direzione. In base all'analisi che vengono prodotte eh, si parla con il direttore di stabilimento o con le figure chiave all'interno di un'azienda per cercare di capire dove si può migliorare. Generalmente si può migliorare sempre, quindi l'idea di economicità all'interno dell'azienda è quella di cercare di ottenere la massima efficienza per ottimizzare eh, il rapporto tra ricavi e costi. Riepiloghiamolo. Quindi cosa fa il controller con le risposte che ottiene dalle quattro domande che vi ho detto dal punto di vista operativo? Ha il compito di organizzare le informazioni che ha a disposizione. Di analizzarle, di interpretarle, quindi per poter dare poi una spiegazione chiara e visibile nell'immediatezza da un punto di vista quantitativo, numerico, per spiegare ai vertici aziendali, che può essere il direttore di stabilimento in sede piuttosto che all'interno di una multinazionale, quindi quando si parla di più aziende strutturate eh, che rispondono ad altre società, nel caso di USAG c'è un controllo da parte di società americane, si spiega anche a queste persone in America quelle che sono la, le performance dell'azienda, in modo tale da guidare sia il direttore di stabilimento che i vertici eh, della casa madre a prendere delle decisioni eh, su quella che è la produzione presente, futura ed altri indicatori finanziari. Vi porto qui due esempi. Eh, questi sono veri, quindi sono presi da, dalla realtà di Gemonio come stabilimento di produzione, di analisi economica. Quindi quando abbiamo detto dell'analisi operativa, in uno dei punti si è parlato di verificare la, la, la produzione, quindi ciò che viene fatto, se viene fatto efficientemente, se viene fatto diciamo, in economia, e l'analisi dei risultati, quindi a posteriori andare a determinare se quello che è stato fatto è buono, ottimo, scarso, dove poter migliorare. Ve li leggo velocemente solo per dirvi che questa è una modalità di rappresentazione dei risultati già organizzata, quindi sulla base del, 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 delle informazioni a disposizione, una volta che vengono eh, collezionate, interpretate, vengono poi rese disponibili alla direzione aziendale. Nel primo grafico di sinistra, forse ne avete sentito parlare in lezioni precedenti con dei miei colleghi, si guarda come è andata la produzione. Nello specifico attraverso dei grafici molto diciamo, intuitivi, in questo caso si verifica quanto tempo è stato passato in azienda e del tempo passato in azienda quanto gli operatori hanno lavorato su dei cicli produttivi, quindi per fare esattamente i prodotti che a noi servono. In particolare, molto brevemente, fatto 100 quella che è la disponibilità oraria, quindi quante sono le ore timbrate dagli operatori, è possibile vedere nelle diverse settimane, nelle diverse linee di produzione, nei diversi centri di lavoro, cioè i macchinari che utilizziamo per produrre, quella che è l'efficienza e la produttività delle persone, semplicemente. Se una persona lavora otto ore, vediamo quanto tempo queste persone hanno passato a produrre su dei cicli, piuttosto che hanno fatto un cambio lavoro sul macchinario che non porta eh, come dire, a, alla produzione fisica di prodotti, ma serve per portare eh, l'azienda a eh, svolgere determinate attività piuttosto che ancora ci sono delle sessioni di training, ore di assemblea e così via. Quindi misuriamo anche quelle che sono le ore non produttive, ma che l'azienda poi sostiene a livello di costo. Sulla destra vedete un'analisi dei risultati. In questo caso, anche qui, eh, a livello digitale, noi riusciamo a determinare non solo quella che è l'operatività dell'azienda dell in senso stretto, quindi se il grafico di sinistra lo si costruisce per la direzione aziendale di sito, quello che vedete a destra per esempio è una rappresentazione per i vertici in questo caso americani, quindi settimanalmente disponiamo questo grafico che rappresenta il livello di ehm, servizio nei confronti dei nostri clienti, quindi quanti prodotti siamo riusciti a trasferire nel tempo che ci, ci era richiesto, che ci eravamo prefissati, con quale tasso di produttività stiamo producendo se i ricavi e i costi sono in linea con quanto avevamo eh, pronosticato o comunque determinato in precedenza, quant'è il nostro livello di rotazione dei magazzini, quindi co con quale efficienza riusciamo a produrre in base a qual è la disponibilità dei materiali e così via. Tasso di qualità, quindi quanti eh, reclami abbiamo avuto dal mercato in funzione di quello che abbiamo prodotto, quindi quant'è la... Bon a quanto come dire, quant'è buona la tipologia di prodotti che noi eh, emettiamo sul mercato. Sono dei parametri economici già organizzati che servono come linea guida per le decisioni aziendali. Un esempio, se il livello di servizio, in questo caso vedete il 94% giallo, è un livello non di allerta, ma mh, su cui riflettere per cercare di migliorare e arrivare a fare un livello di produzione tale che permette ai clienti di avere immediatamente i, pro i prodotti che hanno richiesto in tempo utile. Quindi, come vedete, abbastanza a livello in come dire, in intuitivo, anche se magari per voi non sono di facile lettura questi grafici, ma si riesce a verificare nell'immediatezza ciò che l'azienda fa. Il ruolo del controller, in questo caso, è quello di presentarli nella maniera più chiara possibile, poterli ehm, aggregare in maniera leggibile per rendere l'informazione pubblica per future analisi. Per gestione abbiamo parlato della gestione economica, quindi tutto ciò che riguarda l'operatività all'interno dell'azienda. Il ruolo del controller non si limita. Il più delle volte ci sono controller che fanno solo la parte operativa, in contesti di medie dimensioni il controller oltre a occuparsi della parte operativa si occupa anche della gestione finanziaria, ovvero si occupa molto spesso di eh, parametri economici legati alla contabilità. In particolare ci sono due macro settori eh, come dire da analizzare, lo vedrete se non l'avete già visto all'interno dei vostri studi, sicuramente eh, in maniera più specialistica in futuro, che ci sono il conto economico e lo stato patrimoniale, due macro eh, argomenti che riguardano appunto la contabilità e che permettono di verificare se l'azienda va bene e se l'azienda sta bene. Cosa significa dire se l'azienda va bene? Il conto economico è una, una sorta di aggregazione di dati in un lasso temporale medio-breve, generalmente l'anno solare, da gennaio a dicembre in, molti, in molte società permette di analizzare quelli che sono i ricavi e i costi di stabilimento per andare a fare delle analisi e determinare se stiamo producendo con profitto piuttosto che se stiamo producendo in perdita. Ci sono dei contesti come può essere questa situazione legata al Covid nel 2020 per cui eh, delle criticità di mercato o operative hanno inficiato molte aziende e quindi se la domanda non è eh, quella che ci aspettavamo. C'è da ragionare su come produrre, quando farlo, con quali fattori produttivi, quindi quante persone ci servono, quanti, eh, quant quanto materiale eh, ci, può, ci può servire per, per produrre. Questo eh, ci serve per andare a verificare se l'azienda sta producendo nel migliore dei modi e se arriva alla fine dell'anno eh, producendo un utile o una perdita. Come sta invece l'azienda? Quindi a prescindere da quello che è l'iter all'interno dell'anno, quindi da gennaio a dicembre, si può vedere in ogni momento qual è lo stato di salute di un'azienda attraverso lo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale quindi è una, un, come dire, una, un riepilogo di quello che sono le attività e le passività, patrimonio netto, eh, non sto a spiegarvi nel dettaglio, di quello che è la disponibilità dell'azienda e permette attraverso delle analisi di verificare se un'azienda è eh, molto efficiente, se ha delle grosse possibilità di crescita, se sta, come dire, con agio all'interno del mercato o se è in una situazione di forte difficoltà. Se un'azienda ha molti debiti e riesce a generare eh, lentamente della liquidità, forse ci troviamo in una situazione per cui delle aziende hanno delle difficoltà operative. Nell'anno quindi a livello di conto economico magari non si vede o magari c'è una situazione di difficoltà in un breve periodo, ma patrimonialmente l'azienda potrebbe stare bene o male, e non sono per forza correlate le due situazioni. Come diciamo ultima per questa presentazione, macro attività di un controller di stabilimento, abbiamo detto gestione economica, ciò che si fa in azienda, gestione Finanziaria, come sta o come va l'azienda e può essere questo eh, come dire un controllo che non è direttamente legato al direttore di stabilimento o alla produzione ma in generale eh, rappresenta a tutti i portatori di interessi quella che è la, la realtà aziendale un terzo capitolo riguarda le politiche e i controlli verso le terze parti cioè il controller è quella figura che fa da eh, intermediario eh, nei confronti di figure esterne. Quindi, da un lato è quella persona che, eh, o quell'ufficio in generale, se sono più persone, che si occupa e preoccupa che tutte le persone in azienda svolgano il loro lavoro seguendo le direttive aziendali. Quindi, se ci sono delle procedure operative o delle politiche aziendali, vedete i primi due punti in basso, per cui ci sono delle regole, ognuno deve rispettare quelle che sono le, le prassi aziendali in modo tale da eh, rendere eh, efficiente e univoco il modo di lavorare, il controller si preoccupa di andare a verificare se le persone sono in grado, perché hanno tutti gli strumenti, per rispettare queste eh, politiche piuttosto che procedure operative. Il controller è anche un, un ruolo... Legato all'integrità aziendale, quindi bisogna seguire delle, dei principi da un lato etici dall'altro principi professionali che possono sfociare, come vedete nell'ultimo punto, nell'applicazione, dal punto di vista economico-finanziario, dell'applicazione di dell dei principi contabili nazionali, quindi quelle che sono le regole guida di applicazione economico-finanziaria in Italia, o internazionali. Noi siamo un'azienda che fa parte di un gruppo multinazionale con base americana, seguiremo dei principi contabili internazionali da un punto di vista contabile, le due cose italiana ed internazionale eh, sono spesso sovrapposte ma non per forza sono identiche, il ruolo del controller è assicurare che per questi due filoni di applicabilità di principi contabili vengano seguite le regole eh, che l'azienda ha predisposto. Concludo dicendovi quelle che sono le qualità di un buon controller, nel senso, quale, a prescindere dalla tipologia di attività, a prescindere dall'azienda dall per cui lavoriamo, eh, io sono controller in Stanley Black Decker, USAG, ma potrei esserlo altrove: in generale, un controller che capacità deve, deve avere? Innanzitutto, sicuramente di analisi. Tutto quello che eh, principalmente un controller eh, fa è quello di organizzare delle informazioni e di renderle leggibili e visibili nell'immediatezza dei vertici aziendali. Quindi l'analisi, l'utilizzo di sistemi informativi e la capacità di analisi e sintesi è, una, è un aspetto molto importante. Vale un po' per tanti lavori il secondo punto, ma soprattutto in, come dire, in situazioni di eh, vulnerabilità o di volatilità del mercato, bisogna saper organizzare il lavoro per se stessi e per le persone all'interno di un team, eh, anche sotto stress. Quindi, bisogna avere una flessibilità spiccata e cercare di eh, ottimizzare il tempo per se stessi e per. Le persone all'interno di un ufficio o di un'azienda in modo tale che possano lavorare in maniera efficiente anche loro. Capacità di lavorare in team, quindi sebbene il lavoro di un controller lo vediamo soprattutto adesso è dietro un computer molto spesso, eh, saper lavorare in team è fondamentale perché, come vi ho detto nelle slide precedenti, bisogna parlare con le persone, bisogna eh, da un lato spiegare i risultati ma anche Andare a fare un'analisi critica con diversi interlocutori in funzione delle politiche o delle procedure o dell'operatività. Integrità morale: siccome si controllano dati sensibili e eh, che impattano. Quella che è la vita delle persone, non soltanto lavorativa, eh, ma anche organizzativa, bisogna essere eh, rigorosi da un punto di vista dell'applicazione delle regole e fare in modo di essere i primi a seguire le regole aziendali per fare in modo che le persone possano applicarle anche loro all'interno della propria realtà lavorativa. Per ultimo, ma non ultimo, la capacità di esposizione delle informazioni, quindi. Fatto diciamo, tutto il lavoro di analisi di sintesi, bisogna saper presentare in maniera accurata a quelli che sono i portatori di interessi, che possa essere un direttore di stabilimento piuttosto che eh, personale esterno, pensate a dei revisori contabili esterni o la guardia di finanza venisse a fare un controllo fiscale e così via. Bisogna poter rappresentare in maniera veloce ed esaustiva quelle che sono le informazioni che riguardano l'operatività dell'azienda. In generale spero che queste poche nozioni possano darvi un'infarinatura un di quello che è il ruolo del controller. Ripeto, alla vostra età non ho avuto questa possibilità o questa fortuna, quindi se anche solo qualcosa vi ha incuriosito spero che possa esservi d'aiuto per, diciamo, incanalare i vostri studi nel prossimo futuro. Grazie Alessandro assolutamente molto interessante. Uh, comincio io con una domanda e invito poi gli studenti appunto ad utilizzare il comando TNR o QNDI per porti eventuali curiosità e dubbi. Hai parlato delle qualità di un buon controller. Se ho ben interpretato sono qualità che si sviluppano in modo particolare sul campo quindi che si acquisiscono, uh, come dire, anche con l'esperienza. Uh, immagino però che ci sia un percorso di studi consigliato o consigliabile per fare il controller. Puoi magari parlarci di quello che è il tuo percorso scolastico, se lo consigli, se lo ritieni il più adatto per raggiungere poi la tua professionalità. Ok, grazie per la domanda. Cerco di rispondere per punti. Vero il fatto che ehm, quello che è la mia figura professionale oggi sia in buona parte legata al mio percorso professionale, quindi eh, solo in azienda molti eh, dei punti che ho illustrato e molte caratteristiche di un controller vengono sviluppate. Questo significa che una scuola superiore piuttosto che un'università formano da un punto di vista teorico o... Eh, da un punto di vista della forma mentis, quindi danno una predisposizione ad applicare determinati concetti, determinate regole in azienda. È anche vero che in base al luogo dove poi si andrà a lavorare, si capirà quello che è il contesto. Io applico questi principi, queste norme, perché lavoro in un'azienda di una certa dimensione all'interno di un determinato contesto. Se lavorassi in un'altra nazione o per un altro tipo di società, probabilmente ne applicherei altre. Eh, quello che ho cercato di illustrare è quello che in generale eh, ragazzi e ragazze che mh, affrontano delle, come dire, degli studi di tipo economico potrebbero eh, trovarsi a mh, trovare praticamente all'interno di un'azienda per quello che riguarda il mio percorso di studi quindi come si arriva a diventare controller o ad avere una mansione di tipo economico o aziendale io mi sono laureato eh, con una laurea prima triennale poi specialistica all'Università Cattolica di Milano otto anni fa. Eh, subito dopo gli studi ho avuto la possibilità di iniziare questo percorso in, in USAG e nel giro di 3-4 anni, in funzione della mia crescita professionale, ho avuto anche l'opportunità di svolgere un Master in Business Administration presso un'università americana, l'Università di Hartford, che ha completato quello che è la, una formazione teorica inizialmente unita ad una come dire, operatività aziendale negli ultimi 4-5 anni. Quindi in generale oltre ai 5 anni di università ci sono poi modi anche durante... La, la propria attività professionale per continuare a crescere e continuare ad imparare. Grazie. C'è una domanda che ne raggruppa un paio. Il controller è l'organo di un'azienda che scrive i report? Se sì, con quale frequenza si scrivono? E nelle situazioni di emergenza come si agisce? Buona domanda perché è operativa e rappresenta anche quello che è stato diciamo l'ultimo anno a livello aziendale. È l'organo che scrive i report? Sì, nel senso che è quell'organo aziendale, posso essere io come persona fisica o possono essere più persone, che si occupano di organizzare le informazioni, quindi organizzare vuol dire recuperarle e poi fare questi report, quindi ehm, rendere visibile in maniera immediata ciò che sono i risultati dell'azienda. Eh, come si ragiona in, in una situazione che sia di crisi o comunque di, eh, di forte cambiamento, eh, non per forza legata a una crisi, quindi può essere anche una, una crescita esponenziale molto veloce in azienda, eh, generalmente ci sono incontri, incontri molto frequenti, incontri frequenti con le, i vertici aziendali che possono essere i responsabili di funzione, quindi chi... Organizza il lavoro nei diversi uffici: tecnico, commerciale, direttore di stabilimento, risorse umane, e si cerca di. Eh come dire, rispondere quanto più velocemente possibile in funzione delle informazioni che abbiamo a disposizione a queste criticità. Quindi cercheremo, cerchiamo, o abbiamo cercato nel 2020 per l'effetto, diciamo, Covid, di adeguare quelle che erano le esigenze tecnico-produttive in azienda in funzione della domanda di mercato che a un certo punto è crollata perché non c'era la, la possibilità e la disponibilità dei clienti di comprare con la stessa frequenza. Quindi, Lavorare in azienda, che sia fisicamente o in remoto, attraverso l'analisi delle, delle performance e delle informazioni a disposizione per cercare di guidare le decisioni aziendali sia in azienda che per la nostra casa madre americana. Un'altra domanda, in relativa al tuo percorso studi: in particolare, quale indirizzo ha scelto la triennale e quale per la specializzazione? Allora, in triennale eh, ho fatto un percorso di studi improntato all'internazionalizzazione dei mercati, un percorso in gestione di imprese e internazionalizzazione dei mercati. Che significa fare delle analisi o comunque avere un'infarinatura di quello che è il mondo economico da un punto di vista internazionale, parliamo di macroeconomia, di come le aziende che operano su diversi, eh, in diversi territori possono interagire tra di loro e come eh, queste creano valore. Il percorso specialistico è stato sulla pura gestione aziendale, quindi a prescindere da quella che è l'operatività in diversi territori, aree geografiche o multiprodotto, che cosa serve per poterne gestire l'operatività? Eh, nello specifico molto spesso le persone fanno il percorso inverso fanno tre anni di economia e gestione aziendale pratica per poi specializzarsi eh, all'interno di contesti multinazionali quindi per cercare di lavorare all'interno di contesti di grosse dimensioni non, non so che cosa sia meglio nel mio caso mh, nel senso si può arrivare a fare il controller o fare analisi economiche nelle aziende con tutti e due gli indirizzi generalmente direi un percorso economico può anche essere quello di ingegneria gestionale quindi non per forza economico ma da un punto di vista dell'organizzazione dei dati e della, della conoscenza dell'operatività dell aziendale anche un percorso in ingegneria gestionale fa sicuramente bene e poi è sul campo che si impara, si impara a vivere quindi l'infarinatura e la forma mentis te la dà l'università, è poi solo sul campo che si, si applicano questi concetti. Nel mio caso specifico, concludo, questo è un suggerimento che do un po' a tutti, eh, fate delle esperienze internazionali. Io al quinto anno di università ho avuto la possibilità di fare eh, sei mesi di studio in Polonia, che significa avere a che fare con una cultura diversa. Con un modo di studiare diverso, in Italia molto teorico, all'estero generalmente è molto operativo, come poi è stato con l'MBA presso l'Università Americana negli ultimi anni. Quindi in generale, a prescindere dal percorso di studi nello specifico, fate quanta più esperienza possibile, anche teorica, e cercate di cambiare, eh, come dire, prospettiva all'interno dei vostri studi, perché questo vi servirà molto quando dovrete. Entrare in un contesto lavorativo che non potete conoscere a priori. Grazie Alessandro. Allora, l'interesse sulla tua formazione, e quindi anche il, i tuoi consigli sembra essere veramente molto apprezzato dagli studenti che stanno partecipando all'incontro. Chiedono, ti chiedono, consiglieresti una laurea triennale con successiva laurea specialistica in Bicocca? Beh, Bicocca è ovviamente inteso università, e quindi l'ambito è questo. Chiaro. Eh, allora, in generale, svolgere la laurea triennale, quindi ottenere un diploma in un'università e completarlo in un'altra non è un problema, almeno secondo me, anche perché, come detto, ho completato il mio percorso di studi all'estero, piuttosto che poi ho fatto un master internazionale in un'università americana. Cambiare non fa male se sapete cosa volete fare, nel senso se partite con una... Un percorso triennale all'interno di un'università e trovate che una specializzazione più mirata è all'interno di un'altra università che vi interessa, sicuramente fatelo, non, non c'è niente che ve lo impedisca. Mm, dove come farlo? Quindi lascio stare il discorso di Cocca, Cattolica, Bocconi, qualunque sia l'università in generale, trovate quello che è il l'indirizzo per cui i corsi di studio sono i migliori, i migliori per voi o dei professori o delle linee guida che avete ricevuto da persone che hanno già svolto determinati studi quello che vi, più vi affascina Alessandro ci racconti un po' il tuo percorso in azienda quindi insomma magari quelle che erano le tue attese e quella che è la tua realtà uh, come dire lavorativa quotidiana e se non chiedo troppo se ci racconti la giornata del controller Ok? Allora, questo è proprio per non spaventare nessuno e soprattutto questa è una cosa che ho vissuto particolarmente. Quando una persona esce dall'università generalmente non sa minimamente che cosa c'è all'interno di un'azienda. Quando ho avuto la possibilità di, di fare dei colloqui per diventare un aiuto controller, allora in azienda non sapevo nulla. Praticamente, di cosa facesse il controller in sé se non per dei, dei corsi di laurea. Su 30 corsi ne ho fatti 3 o 4 che potevano impattare il controllo di gestione. Quindi eh, non spaventatevi nel momento in cui eh, avrete delle possibilità in azienda, perché è solo vivendo l'esperienza in azienda che aumenterete la vostra predisposizione ad applicare, a conoscere, a diventare delle figure professionali valide. Eh, qual è stato il mio percorso? Nel 2000 e fine 2012, appena poco prima di finire l'università, eh, ho iniziato il mio percorso come aiuto controller di, della persona che allora era controller dello stabilimento di produzione e i primi anni sono di. Eh, approfondimento pratico, quindi generalmente bisogna entrare all'interno di un contesto, non si arriva sapendo che cosa fa un'azienda, chi sono gli interlocutori, con chi bisogna interfacciarsi e quali sono le operazioni matematiche, tecniche che poi si devono fronteggiare, quindi il percorso di stage di sei mesi all'inizio piuttosto che l'anno di apprendistato successivo serve per farsi le ossa, mettiamola così, per conoscere. Successivamente, per delle dinamiche interne, ho avuto la possibilità di diventare controller dello stabilimento e quindi si guarda dopo un anno e mezzo, due di pratica. Si hanno delle responsabilità maggiori e eh, si ha più a che fare con il direttore di stabilimento, quelle che sono le figure principali all'interno di un'azienda. Quindi si entra più nel merito, si ha anche una sorta di conoscenza approfondita dal Punto di vista tecnico, e quindi si possono guidare le decisioni aziendali negli ultimi anni, ehm, quindi, non solo la parte hanno svolto solo la parte operativa in relazione al ruolo di controller puro quindi operazioni economiche, ma abbiamo portato l'azienda su un sistema informativo che magari qualcuno di voi conosce, che è SAP rispetto a dei sistemi un po' più vecchiotti. E il mio ruolo è stato quello di eh, coordinare tutte le operazioni economiche e finanziarie per migrare i dati e per creare una struttura all'interno di questo nuovo ambiente eh, informatico per poter gestire le stesse cose che si facevano in un sistema vecchio all'interno di un mondo nuovo. Quindi eh, struttura dei dati diversa piuttosto che organizzazione dei dati, modalità di reporting diverse. Quindi negli ultimi tre anni abbiamo cambiato due sistemi informativi, uno per la parte operativa, uno per la parte finanziaria e, e hanno assorbito molto di questo tempo. Per rispondere alla terza domanda brevemente, cosa si fa all'interno di una giornata lavorativa? Non è mai una giornata statica, quindi, a parte alcuni giorni della settimana in cui si sa che cosa fare nello specifico perché il lunedì si guardano eh, i risultati aziendali e. Il mercoledì si riportano questi risultati aggregati a livello di corporate, quindi per la, per la società madre sono esempi. Molte delle attività possono essere cicliche, ma non sono settimanali. Quindi, se volete, fortunatamente il ruolo del controller non è così statico, come faccio un esempio: può essere il fatto di, eh, non so, lavorare in produzione facendo sempre un determinato lavoro. Eh, avendo a che fare con molte figure professionali all'interno dell'azienda ed esterne all'azienda, revisori, eh, responsabili della casa madre in America, si ha sempre una dinamica diversa di affrontare i problemi che sono economici, quindi rappresentazione dei risultati, eh, tecnici dal punto di vista delle procedure, quindi si vanno a strutturare i dati e le informazioni per migliorare quelli che sono i processi, o anche operativi non legati all'azienda, come per esempio era l'analisi la, dei dati e la creazione di una struttura informatica per cambiare il sistema informativo. Questo ad alto livello. Eh, sono tantissime le attività, e per ogni figura professionale, che sia l'attività con Eleonora, lato risorse umane, o col direttore di stabilimento lato discussione dei risultati aziendali, potrei trovarvi una lista molto lunga. In questo caso sappiate solo che. Il controller, essendo quella figura di intermediario all'interno di un'azienda, parla con molte figure, quindi è una figura trasversale che si occupa di molti temi operativi. Alessandro, io ti ringrazio. La figura del controller ha suscitato sicuramente curiosità nei ragazzi collegati e quindi la richiesta di sapere che cosa fa nello specifico ha trovato ampia risposta uh, grazie al tuo, e al tuo intervento. Al momento non vedo altre domande, questo vuol dire che sei stato chiarissimo e hai appunto tolto ogni tipo di dubbio o meglio, probabilmente anche aperto scenari e percorsi che possono essere presi in considerazione dai ragazzi che è un po' anche uh, lo scopo di queste lezioni, portare gli studenti all'interno di quello che sono le aziende e le professionalità, le professioni all'interno delle stesse. Quindi, ehm, a volte la conoscenza non è ampia perché è legata alla conoscenza di quali che sono ambiti familiari, cosa fa magari il papà, la mamma o lo zio. Capire mh, da quante figure professionali, da quanti ambiti è formato il mondo del lavoro, credo che sia una delle maggiori opportunità dato da queste lezioni. Quindi eh, ti ringrazio. Ringrazio ovviamente anche Eleonora per l'importante supporto nell'organizzazione di queste che io reputo uh, importanti opportunità e momenti di uh, confronto, meglio anche di formazione e controllo un'ultima volta, non ci sono altre domande, quindi insomma uh, ti e vi ringrazio, ringrazio SWK per la disponibilità e direi quindi alla prossima lezione. Grazie Alessandro, grazie Eleonora. Grazie a voi.